oggi dobbiamo fare parecchi esercizi, non tutti sulle successioni. Anzi, il primo che faremo non riguarderà le successioni. Il primo che faremo è una pendenza che è rimasta indietro, che è la dimostrazione per l'induzione di questa formula. La formula che va sotto il nome di binomio di Newton. Allora io devo fare a più b elevato ad n, questa formula ovviamente vale per ogni a e n. Allora devo fare la potenza ennesima di una somma di due termini, e quando la vado a fare mi viene una sommatoria di tanti termini, in particolare mi vengono tutti i termini del tipo a alla h, b alla n meno a, e il coefficiente davanti viene il coefficiente di combinazione di n elementi ad h, che vi ricordo cnh, cioè n su h, è definito come n fattoriale fratto h fattoriale per n. Facciamo un esempio. Se n è uguale 2, qua non c'è scritto altro che a più b al quadrato uguale, allora se ci metto prima 0, 2 su 0 fa 1, quindi viene a alla 0 per b alla 2 fa b alla 2, poi viene più 2ab più a 4. A alla 0 b alla 2, e poi a alla 1 b alla 1 fa ab, ma 2 su 1 fa 2, poi qua 2 su 2 il coefficiente di combinazione fa 1, poi viene a quadro per b alla 0. Se n è uguale a 3, a più b elevato alla terza fa b cubo più 3 a di quadro più 3 al quadro b più a, quindi viene esattamente, queste due formule già le conoscete, e il quadrato di un binomio, il cubo di un binomio già li conoscete, però viene, diciamo, in questa sommatoria ovviamente è scritto al contrario. Ok. Allora, come si dimostra? Questo, diciamo, facciamo questa cosa perché ogni tanto poi serve, servirà anche negli esercizi che andremo a sviluppare. Allora, come si dimostra questa forma? Questa va dimostrata. Allora, si dimostra per induzione. Per induzione n. Allora, se n è uguale 1, 2 o 3 potete pure verificarla a mano. Si può fare verifica diretta. Cioè, cosa succede? Io prendo a più b per a più b. Allora, quanto fa? A per A fa A quadro, A per B fa AB, B per A fa di nuovo AB, quindi 2AB, poi B per B fa B quadro. Quindi è facile, per, diciamo, fino a quando n è basso si sviluppa il prodotto e la verifica si fa direttamente. Andiamo a vedere che il passo induttivo, cioè che P di n, qual è P di n? La P di n è l'affermazione, questa formula è vera per un certo n. P di n implica P di n. Questa è una dimostrazione che quando abbiamo fatto le cose per induzione non abbiamo svolto, e però la svolgiamo adesso, anche se perché è una cosa a metà da una dimostrazione, un esercizio.
allora, come funziona? Io posso scrivere a più b elevato alla n più 1, o posso scrivere come a più b per a più b alla n. Questo è ovvio, perché per le proprietà delle correnti. A questo punto p di n vera significa che io la formula per n la posso sfruttare, quindi posso scrivere che qua mi viene a più b che moltiplica sommatoria per h che va da 0 a n, n h per a elevato ad h per b elevato alla n. Adesso adopero la proprietà distributiva della, diciamo, della moltiplicazione rispetto alla somma, quindi qua mi viene, quando moltiplico per a mi viene somma per h che va da 0 ad n, n h a alla h più 1 per b alla n meno h più la somma per h che va da 0 a n, n h a alla h b alla n più 1 meno h. Quindi come vedete, quando moltiplico per a ho la stessa somma di prima ma con l'esponente di a aumentato di 1, quando moltiplico per b ovviamente aumenta di 1 l'esponente di b e in mezzo c'è più 1. Uguale, continuo sull'altra lavagna. Ecco, adesso qui ho un problema, perché qui le potenze di diciamo A e di B non sono allineate, cioè se andate a fare caso la somma di questi due esponenti fa sempre n più 1, h più 1 più n meno h fa n più 1, h più n più 1 meno h fa n più 1. Quindi questi sono tutti monomi di grado n più 1, però non sono allineati, cioè quando h uguale a 5, per esempio, qua mi viene a alla 6, b alla n meno 6, qua mi viene a alla 5, b alla n più 1 meno 5. Allora, per poterli allineare, io devo cambiare, devo spostare, devo shiftare h da, in una delle due serie. Cioè, per esempio, posso porre h più 1 uguale k della prima sommatoria. Quindi, cosa faccio? La prima sommatoria diventa somma per k che va da 1 a n più 1. Io cosa ho fatto? Ho posto k uguale h più 1, quindi h è uguale a k meno 1. Quindi n su h adesso diventerà n su k meno 1, poi qua verrà a alla k, perché h più 1 valeva k, b era alla n meno k, quindi b diventa alla n meno h, quindi diventa n più 1 meno k, perché se andate a sostituire chi è k, n più 1 meno h più 1, 1 e meno 1 si toglie, viene n meno h come prima. Più l'altra sommatoria non la tocco, quindi l'altra sommatoria rimane sommatoria per h che va da 0 fino ad n, nh a alla h b alla n più 1 meno h. Adesso la cosa da capire, quindi questo mi è servito a riallineare, vedete adesso le potenze sono allineate, cioè hanno la stessa espressione formale, però uno dice vabbè, ma questo è k e quello è h, e qual è il problema? Io k adesso lo richiamo h, quindi per quale motivo posso richiamarlo h? Lo posso richiamare h perché in una sommatoria l'indice di sommatoria si dice una variabile muta, cioè
o la chiamo K, qua ci metto K, o la chiamo H, qua ci metto H, o la chiamo J, qua ci metto J, l'importante è che J sia una variabile intera che vada da 1 a n più 1. Chiaro? Cioè, là c'è scritto fare diciamo, scrivere tutti gli addendi quando K assegna a K i valori che vanno da 1 fino a n più 1. Se invece di K lo chiamo H, non cambia nulla. Ok? Quindi io posso riscrivere questa somma in questo modo. Allora, posso fare somma per h che va da 1 fino a n più 1 di n h meno 1 per a alla h di alla n più 1 meno h più somma per h che va da 0 ad n a n su h per a alla h per b alla n più 1 meno h. Ok? Va bene. Ora ci sono altri due piccoli problemi. Primo problema, uno dice ma tu qua mi vuoi fregare, prima h più 1 l'hai chiamato k, mo lo richiami h, quindi h più 1 uguale a h, è assurdo. No, non è assurdo, ripeto. Perché non è assurdo chiamare prima h più 1 k e poi richiamarlo un'altra volta h? Perché cambiano gli estremi. Mentre qua h andava da 0 fino a n, nella nuova sommatoria h va da 1 a n più 1. Quindi quando andate a sostituire i valori vedete che vi trovate, gli addendi sono esattamente gli stessi. Metteteci un n basso, andate a scrivere la sommatoria e vedete che vi trovate perfettamente. In realtà quando io questa è una sostituzione, ma quando facciamo la doppia sostituzione io non sto facendo altro che un'operazione di assegnazione, cioè quello che prima si chiamava h più 1 adesso lo voglio chiamare h. Ok? Quindi non è una vera equazione, quella che in informatica denotate così. Quindi comunque l'importante è che questa uguaglianza sia vera. Nel momento in cui questa uguaglianza è vera, qua cosa posso dire? Posso dire che qui adesso diciamo queste due sommatorie i monomi hanno esattamente la stessa espressione. Quello che cambia sono i coefficienti davanti e poi cambia anche che la prima sommatoria è fatta per h che va da 1 fino a n più 1, ma la seconda è fatta per h che va da 0 a n, cioè gli estremi non coincidono. Allora cosa faccio? L'ultimo termine della prima sommatoria e il primo termine della seconda sommatoria me li scrivo a parte. Allora, l'ultimo termine della seconda sommatoria, quando al posto di h metto n più 1, poi viene nn, ma nn, il coefficiente di combinazione di n di n oggetti ad n a n fa 1. Quindi mi viene a elevato alla n più 1 per b alla 0. Quindi poi rimane più sommatoria per h che va da 1 fino a n nh meno 1 per a alla h di alla n più 1 meno h più. Adesso qua quando metto h uguale a 0, n0 fa di nuovo 1, però qua stavolta viene a alla 0 b alla n più 1, quindi stavolta l'altro termine che mi voglio scrivere a parte viene b alla n più sommatoria, un'altra volta h che va da 1 a n, stavolta però nh alla h di alla n meno h. Allora a questo punto cosa posso scrivere? Questi due termini scritti a parte me li metto all'inizio, a alla n più 1 più b alla n. Queste due sommatorie adesso sono esattamente identiche tranne per questo coefficiente qua. Quindi posso scriverle come un'unica sommatoria, somma per h che va da 1 fino a n, scrivo a alla h, b alla n più 1 meno h, e davanti ci devo mettere n su h meno 1 più n su h.
perché questo monomio ha questo coefficiente di qua, questo coefficiente di qua, quando faccio la somma, se voglio scrivere un'unica sommatoria devo fare la somma di tutti, quindi mi è rimasto da fare questa sommatoria. Questa sommatoria la posso fare tranquillamente per esercizio qui. Chi è n su h meno 1 più n su h? Allora, questo è uguale a n fattoriale, qua c'è h meno 1 fattoriale, e poi qua c'è n meno h più 1 fattoriale. Devo fare n fattoriale, questo fattoriale, e poi la differenza più n fattoriale fratto h fattoriale per n meno h fattoriale. Quanto viene questa somma? Allora, al denominatore posso usare h fattoriale, perché sia h meno 1 fattoriale che h fattoriale sono dei divisori di h fattoriale, quindi questo è un multiplo sia di questo che di questo. Tra questi due, quello, diciamo, multiplo dell'altro è questo, quindi posso usare h fattoriale per n più 1 meno h fattoriale, perché questo è n meno h fattoriale, questo è il fattoriale di un numero 1 in più, quindi è quello di prima per n più 1 meno h. Adesso quanto fa? Quando vado a fare la somma devo fare questo diviso questo qua. Allora vediamo, questo e questo se ne vanno perché sono uguali. H fattoriale fratto h meno 1 fattoriale fa h, quindi qua mi viene n fattoriale per h. Dall'altra parte, quando vado a dividere h fattoriale diviso h fattoriale, se ne va n più 1 meno h fattoriale fratto n meno h fattoriale fa n più 1 meno h, quindi qua mi viene niente altro che n più 1 meno h. Adesso semplifico, n più 1 più h meno h se ne va, n più 1 per n fattoriale fa esattamente n più 1 fattoriale, e sotto h fattoriale per n più 1 meno h fattoriale. Oh, allora il tutto a che cosa è uguale? È uguale ad a elevato alla n più 1 più b elevato alla n più 1 più la sommatoria per h che va da 1 fino a n di n più 1 su h per a alla h, b alla n più 1 meno h. Per quale motivo? Perché questo numero non è altro che il coefficiente binomiale di n più 1 su h, perché c'è n più 1 fattoriale, h fattoriale, e poi qua c'è la differenza fattoriale, quindi esattamente n più 1 meno h, n più 1 su h. Oh, l'ultimo passaggio è che tutto ciò è uguale alla sommatoria per h che va da 0 ad n più 1 di n più 1 su h per a elevato ad h per b elevato alla n più 1 meno h. Per quale motivo? Se io qua metto h uguale 0, mi viene n più 1 su 0 fa 1, a alla 0 fa 1, b alla n più 1, che ce l'avevo qua. Se invece metto h uguale n più 1, n più 1, n più 1 fa 1, qua viene a alla n più 1 per b alla 0, che fa a alla n più 1 che avevo qua. Quindi questi due elementi si possono reincorporare nella sommatoria semplicemente facendo andare la sommatoria per h che va da 0 fino a n più 1 invece che per h che va da 1 fino a n. E dove siamo arrivati? Vedete, se andate a vedere la catena di uguaglianze, noi siamo partiti e cercare di sviluppare a più b elevato alla n più 1 usando la formula del binomio di Newton che era valida per n. A cosa siamo arrivati? Siamo arrivati a stabilire che a più b alla n più 1 ha esattamente lo stesso tipo di espressione, cioè è la sommatoria per h che va da 0 fino a n più 1 di n più 1 h alla h b alla n più 1, cioè è esattamente lo stesso tipo di formula, semplicemente n è stato sostituito con n più 1. Quindi se la formula era vera per un certo n, è vera anche per il successivo. E quindi per il teorema di induzione, per il principio di induzione, scusate, la formula è valida per ogni n e quindi il teorema è valido.
ok? Cioè, insomma, è un esercizio qualificato, ma è un esercizio. Ok? Quindi, qual è la differenza rispetto alle formule per V, per n uguale a 2, per n uguale a 3 conoscete dalle superiori? È che questa vale per 2, quella vale per 3, se volete scrivete quella per 4, anche se avete intuito la formula generale, qua la formula generale è scritta per ogni n ed è stata dimostrata, per induzione è valida per tutti gli n. Quindi adesso quando io dovrò sviluppare a più b elevato alla 10, userò la formula con n uguale a 10 e basta. Chiaro? Quindi questa cosa bisognava risolverla. Adesso, come esercizi veri e propri, noi ci muoveremo su due direttrici. La prima direttrice, ovviamente, avendo introdotto le successioni, dobbiamo cominciare a vedere un po' di successioni convergenti. Allora, l'altra direttrice la anticipo, anche se poi dopo faremo prima la successione e poi le successioni convergenti, sarà cominciare a ripassare qualche grafico di funzione elementare, anche se non possiamo capire appieno, valutare appieno l'importanza del grafico. Per esempio, se andiamo a fare il grafico della funzione seno, siamo in grado di farlo perché abbiamo dato più o meno la definizione della funzione seno, la possiamo richiamare ancora meglio, ma non siamo in grado di valutare tutto perché non conosciamo ancora la derivata, non conosciamo alcune cose, però il grafico lo possiamo tracciare e questo lo faremo però diciamo dopo. Facciamo prima un po' di successione qui. Allora, un primo esempio l'abbiamo già fatto: limite di 1 su n fa 0. Questo l'abbiamo dimostrato, se vi ricordate, abbiamo dimostrato la lezione, l'esempio di prima. Andiamo a vedere adesso, se io faccio il limite di 1 su n quadro, quanto fa? Zero. Perché? Ci sono due modi di dimostrarlo. Allora, 1 su n quadro, almeno due modi, ce ne saranno molti di più in realtà. Un modo è questo qui: 1 su n quadro è uguale a 1 su n per 1 su n. Allora, quando n tende a infinito, questo tende a? 0. Questo invece tende a? 0 per 0. Cosa ho applicato? Se no, che l'abbiamo fatto a fare? Il limite del prodotto è uguale al prodotto dei limiti. Allora, questo tende a 0, questo tende a 0, il prodotto tende a 0. E se no, la fatica non si fa a caso. Adesso, se io voglio fare il limite di 1 su n alla 7, quanto farà? Perché? Allora, se io voglio fare 1 su n cubo, 1 su n cubo tende a 0 perché 1 su n quadro per n, 0 per 0 fa 0. 1 su n alla 4 tende a 0 perché è 1 su n quadro per 1 su n quadro, 0 per 0 fa 0. 1 su n alla 7 tende a 0 perché
uno su n cubo per uno su n 4 0, 0, 0. Quindi agendo ripetutamente con un teorema che viene il prodotto 4 ostativo. Ma c'è un altro modo, 1 su n quadro in realtà noi sappiamo che vale questa disuguaglianza, la stessa disuguaglianza vale per 1 su n alla 7. Disuguaglianza vale per tutti n, ci devo mettere meno uguale perché se ci metto 1 viene uguale, però quando n è maggiore di 1 ovviamente qua c'è il minore stesso, quando elevo n a una potenza maggiore di 1 ovviamente mi aumenta perché sto moltiplicando per, ripetutamente per n che è maggiore. Allora come posso usare queste disuguaglianze per stabilire che 1 su n quadro e 1 su n alla 7 tendono a 0? Stavolta non voglio applicare il teorema sul limite del prodotto. Teorema? Dei due? Allora, questo tende a 0. 0 è una successione costante, tende a 0. Quella che sta in mezzo deve tendere a 0. Oh. Allora se io faccio adesso il limite per n che tende a infinito di 1 su n alla alfa, alfa è un parametro per esempio 3 mezzi, mettiamoci proprio n alla 3 mezzi, cerchiamo di non complicare troppo la situazione. Che vuol dire 1 su n alla 3 mezzi? Questo è 1 su n per la radice di n, n alla 1 per n alla 1 mezzo. Siete in grado di, diciamo, stabilire una disuguaglianza simile? Questo sarà più grande di 0? Certo, questo è positivo, il reciproco è ancora positivo, quindi è maggiore di 0. Di che cosa, con cosa lo posso invece maggiorare? Allora, la radice quadrata di n, io sono sicuro che è più grande di 1, o è 1 o è più grande di 1. Se ci metto 1 viene 1, se ci metto un numero più grande di 1 viene più grande di 1. Quindi questo qua, se ci tolgo la radice di n, o rimane uguale o diminuisce, quindi il reciproco aumenta. E quindi lo stesso ragionamento di prima. Questo tende a 0, questo tende a 0, quello è in mezzo tende a 0. Quindi anche se ci metto 3 mezzi tende a 0. Oh, se lo volevamo fare con la definizione, si può fare. Per esempio, andiamo a dimostrare con la definizione che il limite di 1 su n quadro vale 0. Allora, parto da qua. Allora devo dire sia epsilon maggiore di 0 a 1 su n quadro è minore di epsilon se e solo se n quadro è maggiore di 1 su epsilon, se e solo se n è maggiore di 1 sulla radice di epsilon. Quindi prendo n uguale alla parte intera di 1 sulla radice di epsilon più 1. Allora se n è maggiore o uguale di n, allora n è maggiore della 1 sulla radice di epsilon, il che significa che 1 su n quadro è compreso tra epsilon e 0, che è esattamente la definizione di successione del convergenziale. Però ammetterete che sia un ragionamento, non dico complesso, però articolato.
quindi ho sprecato due righe di ragionamento per fare una cosa che non serve, perché io già so che 1 su n uguale 1 su n per 1 su n tende a 0, 0 per 0. Cioè, perciò l'ho fatto il ragionamento ieri mattina, cioè la teoria serve, però va dimostrata, cioè io dimostro il teorema sulle proprietà algebriche dei limiti e poi lo applico. Qua addirittura potevo applicare quello oppure potevo applicare il teorema dei due carabinieri. Oh, vediamo un po', andiamo a fare il limite qui. Andiamo a fare stavolta il limite di 1 fratto la radice quadrata di n. Quanto fa questo limite? Sì. Dimostrato. Stavolta non posso usare il teorema di due carabinieri, perché 1 sulla radice di n è più grande di 1 su n. Allora, c'ho sempre la possibilità di andare con la definizione, però non la voglio usare. C'è un modo di dimostrare che questo limite fa 0 senza usare il ragionamento diretto, cioè usando la definizione di successione convergente? Allora, la risposta è sì, ci sta un modo. Allora, qual è? 1 sulla radice di n più 1 è minore di 1 sulla radice di n, questo però avviene. E questo è sempre maggiore di 0. Cioè, cosa fa questa successione? Mano a mano che aumenta n, scende. Allora, noi non l'abbiamo dimostrato perché non l'abbiamo fatto in tempo ieri. Però questa qua è una successione, si dice, 1 sulla radice di n. Si mette una freccia in basso, si dice una successione monotona decrescente, che significa esattamente questo. Scende. Però è limitata dal basso, cioè scende, 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 ma sotto a zero non ci può scendere. Ora, questo non dimostra che il limite faccia zero, perché potrebbe scendere e si ferma a 1, no? Cioè tu scendi verso zero, stai con l'ascensore, scendi verso zero, ti fermi a 1. Però se una cosa scende, scende, scende ed è limitata dal basso, giovedì dimostriamo che il limite esiste. Quindi noi sappiamo che questo limite esiste. Tutte le successioni monotone e limitate il limite ce l'hanno. Questo qua lo dimostriamo giovedì, ma lo cominciamo a usare già adesso. Si chiama teorema di regolarità delle successioni monotone. Quindi noi sappiamo che questo limite esiste. Ora, la mia domanda è: sapendo che questo limite esiste, vi sapete dimostrare che fa 0? Allora, 1 su n a chi è uguale? È uguale a 1 sulla radice di n per 1 sulla radice di n. Allora, questo tende a 0, questo tende a l, questo tende a L, quindi 0 deve essere uguale a L quadro. Conoscete voi i numeri che elevati al quadrato fanno 0? Ci sta solo 0. Ok, questo implica che L stesso è chiaro il ragionamento. Quindi per non rifare, io posso anche dimostrarlo direttamente, posso dire sia epsilon maggiore di 0
allora 1 sulla radice di n, che sicuramente è maggiore di 0, è minore di epsilon, se e solo se la radice di n è maggiore di 1 su epsilon, se e solo se n è maggiore di 1 su epsilon quadro. Quindi io prendo n uguale alla parte intera di 1 su epsilon quadro più 1. Se n è più grande di n, allora 1 su radice di n è compreso tra epsilon e 0. Però qual è il problema di questo approccio? È che ogni volta mi devo rifare il ragionamento. E poi io là lo so fare senza impicciarmi, voi pure, però ci credo fino a certo punto. Alcuni di voi sì. Invece qua, però attenzione che anche qua il ragionamento non è stato proprio liscio liscio liscio. Mentre prima era facile e io limite prodotto al prodotto dei limiti, oppure tenendo due della bini. Qua no. Qua ho dovuto dire prima il limite esiste. Oh, se esiste, fate attenzione che è un passaggio non banale. Prima devo sapere che esiste. Poi, oh, se esiste, fate. Chiaro? Oh, allora, e se lo voglio fare con la radice cubica? Cambia niente, semplicemente bisogna applicarlo tre volte, radice cubica di n. Allora, radice cubica di n ha la stessa proprietà, non è la stessa successione. Radice quadrata di n, radice quadrata di 2, radice quadrata 1, reciproco della radice quadrata di 2, reciproco della radice quadrata di 3, reciproco della radice quadrata di 4, scendo. Se lo faccio con la radice cubica, i numeri saranno, i denominatori saranno più piccoli, quindi questa successione scende, si dice, più lentamente. Però, sempre scende. Se faccio la radice cubica di 2, farà 1,2. La radice cubica di 3 farà quello che fa. Faccio i reciproci e vedo che il reciproco della radice cubica di n più 1 è più piccolo. Allora, n più 1 è più grande di n, la radice cubica di questo è più grande della radice cubica di questo, il reciproco è più piccolo di questo. Quindi quella è una successione monotona, è limitata dal basso perché a 0 diciamo è sempre positiva, quindi è sempre maggiore di 0, e quindi ha un limite L. Dopodiché, se questo tende a L, questo tende a L, questo tende a L, il prodotto di questi tre, ma il prodotto di questi tre chi è? 1 su n. N all'undezza, per n all'undezza, per n all'undezza fa n. E quindi L per L per L fa L cubo, deve fare 0. Ma se L cubo deve fare 0, deve fare 0. Chiaro? Quindi, cosa possiamo dire? Facciamo un riassunto. Allora, prendiamo sia K appartenente a n fisso. Adesso faccio il limite per n che tende infinito di 1 su n alla k. Quanto fa? Zero. Qualunque sia k, k è 2, k è 3, k è 50, sempre zero. Perché si tratta di applicare non questo, quello di prima, il teorema sul limite del prodotto, invece di due volte k volte. Oh, però noi abbiamo dimostrato anche un'altra cosa, che il limite per n che tende a infinito di 1 fratto n alla 1 su k, quanto fa? Zero. Perché? Perché questa successione scende. Allora il limite lo chiamate L. Però se rifate questo ragionamento, che cosa otterrete? Che invece di avere L cubo uguale 0, avrete L alla K uguale a 0.
Ma se la k uguale a 0 è uguale a 0. La stessa cosa di prima, però con k. Quindi noi sappiamo che queste successioni tendono a 0. E se ci metto il limite per n che tende a infinito di 1 su n alla alfa, dove alfa è un parametro reale fissato, posso dire che fa 0? Dipende, aspetta. Posso dire che fa 0 quando? Quando sicuramente alfa è maggiore di 0. In realtà questo è lo stesso esempio, però a noi ci interessa questa implicazione qua. Siamo in grado di dimostrare questa implicazione qua. Vabbè, anche l'altra non la vogliamo esaminare perché non vogliamo parlare di successione divergente. Se alfa è minore di 0, succede che questa successione è divergente positivamente. Perché? Siete in grado di mostrarlo? Se alfa è uguale a 0. No, alfa maggiore di 0. Se alfa è uguale a 0, n alla alfa fa 1, 1 su 1 tende a 1. Se alfa è maggiore di 0 tende a infinito. Ripeto, di successioni divergenti non ci interessa, a me interessa sapere che siate in grado di mostrare che se alfa è positivo, questo tende a 0. Quindi interessa questa implicazione qua. Alfa te lo dico io che è positivo. Scriviamo qua. Alfa positivo. Mo sei in grado di dimostrare che quello tende a 0? Allora, se alfa è positivo, allora qua sta 0. Qua sta alfa. Ci sarà un 1 su k qua in mezzo? Per forza, perché 1 su n tende a 0, alfa è fisso, da un certo punto in poi 1 su n è minore di alfa. Quindi esiste k naturale tale che 1 su k è minore di alfa che è maggiore di 0. Allora, che vuol dire? Chi è più grande, n alla alfa o n alla 1 su k? N alla 1. Allora, n alla alfa la posso scrivere come questo per n alla alfa meno 1 su k. Ora, questo esponente è positivo e quindi vuol dire che questo numero è maggiore o uguale di 1. Quindi sicuramente possiamo dire che questo è maggiore. Quando passo al reciproco, lo scrivo qua sopra, 1 su n alla alfa è più piccolo di 1 su n alla 1 su k. Ma d'altro canto è maggiore di 0. Quindi adesso applicate due carabine, questo tende a 0, questo tende a 0. E quindi questo tende a 0. Quindi in realtà il reciproco di una potenza di un numero naturale tende sempre a 0, basta che la potenza sia positiva, abbia un esponente. Quindi 1 su n tende a 0, 1 su n quadro tende a 0, 1 su n cubo tende a 0, ma anche 1 su radice di n tende a 0, 1 su radice di n cubica di n tende a 0, 1 su n alla alfa, qualunque sia alfa, tende a 0. Però alfa deve essere positivo. Se alfa non è positivo, vedremo poi che non succede. Se alfa viene 0 la successione tende a 1, se alfa è meno di 0 la successione divergerà, ma questo lo vedremo quando parleremo di successioni divergenti. Ok? Adesso ne voglio fare ancora una prima della pausa, una un po' più difficile.
Allora, andiamo a fare 1 più 2 su radice di n elevata alla n. Perciò ho fatto il binomio di 2, che poi mi serviva. Allora, questo che cos'è? Questo lo posso scrivere come somma per h che va da 0 fino a n di n su h 1 elevato, diciamo 2 su radice di n elevato ad h e basta, perché poi devo scrivere per 1 elevato alla n meno h, ma 1 elevato a qualunque cosa proprio. Oh, però io non voglio scrivere tutti i termini, voglio scrivere solo i primi termini. Allora, quando h è uguale a 0, n è 0 quanto fa? Il coefficiente binomiale, il primo elemento della riga n-esima, n-esima del triangolo di Dattari, fa 1. Quindi 2 su radice di n elevato alla 0 fa 1, quindi il primo termine è 1, insomma sarebbe 1 alla n fa 1. Più il secondo termine quanto fa? N1 fa n, se vi ricordate, per 2 su radice di n. Che però, sì, va bene, mi dice già intanto che questa cosa viene più grande di 2 su 2 radice di n. Questo termine qua è più grande di questo, eh? Terzo termine, n per n meno 1 mezzi, che è n2, per 4 su n, perché devo fare 2 sulla radice di n al quadrato. E poi resto, gli altri non mi interessano. Posso scrivere così, perché tanto gli altri termini sono tutti positivi. Se li trascuro, la disuguaglianza rimane vera. Adesso posso scrivere, questo lo trascuro altrettanto, quindi maggiore di 1 più, qua semplifico, n, n se ne va, 4 su 2 fa 2 per n meno 1. Quanto viene? 2n meno 1, che è maggiore o uguale di n. È sicuro che è più grande di n, perché anche se n fosse 1, 2 meno 1 qua. Il doppio di n meno 1 è sempre maggiore o uguale per ogni numero naturale. Oh. Adesso andate a fare questo limite, cioè che cosa c'entra tutta questa cosa? Limite della radice ennesima di n. Quanto fa? Allora, cosa vuol dire radice ennesima di n? Un numero che elevato alla n debba fare n. Quindi, chi sono gli elementi di questa successione? La radice quadrata di 2, la radice cubica di 3, la radice quarta di 4, la radice quinta di 5, e così. Io dico che la radice ennesima di n è sempre più grande di 1. Se ci metto 1 viene 1, se ci metto 2 viene la radice quadrata di 2 che fa 1,4, se ci metto 3 viene la radice cubica di 3. Comunque viene la radice, qualunque essa sia, ma di un numero più grande di 1, quindi non può venire un numero minore di 1. Chiaro? Viene una radice con cubica, quarta, quinta, sesta, quello che volete voi, ma di un numero più grande di 1. Però dico anche che questo è minore di 1 più 2 sulla radice di n. E perché?
Che significa che questo è più piccolo di questo? Elevando alla n, siccome i numeri sono positivi ed n è un numero intero, base più grande corrisponde al risultato più grande. Quindi quando elevo questo alla n, quanto fa? Allora, la radice ennesima di n elevato alla n fa n. La radice 1 più 2 su radice di n elevato alla n è più grande di n. Abbiamo visto lì. Quindi chi sarà più grande? Questa base o questa base? Se elevati alla n, se elevando alla n questo mi dà n, elevando alla n questo mi dà un numero più grande, è ovvio che la base è più grande. Elevare alla n significa moltiplicare più volte. Allora, moltiplicando per un numero più grande si otterrà il risultato. Abbiamo finito. Perché? Allora, quando faccio tendere n infinito, 1 tende a? Questo tende pure a 1, perché? Radice ennesima di n, 1 sulla radice ennesima di n, 1 sulla radice di n tendeva a? Abbiamo visto prima. 2 sulla radice di n? 2 per 0? 0. 1 più 2 sulla radice di n? 1 più 0? Allora, questo tende a 1. Questo tende a 1. Quello in mezzo. Quindi, come vedete, questo era più difficile, ma alla fine. Come vedete, quelli che abbiamo dimostrato ieri mattina sono metodi potenti, cioè utilizzando quei metodi noi siamo in grado di dimostrare che tante successioni hanno limite calcolato. Ora, questa era difficile, questa era più difficile, però intanto già abbiamo fissato le idee: 1 su n alla alfa tende a 0 quando alfa è positivo. Poi abbiamo visto la diciannesima di n. Per quale motivo qua non è per nulla scontato che questa, a guardarla così, non è ovvio che questa qui avesse, abbia lì? Perché? Perché quando n aumenta, all'inizio questa successione aumenta. N uguale a 1 vale 1, n uguale a 2 vale la radice quadrata di 2, che è più grande di 1. N uguale 3 vale la radice cubica di 3, che è più grande. Chi è più grande? Vediamo un po' se siete capaci. Chi è più grande, questa o questa? Come si fa? Allora, elevate alla 6, elevando alla 6 qua viene 2 alla 3, qua viene 3 alla 2, perché questo è 3 alla 1 terzo, questo alla 6 è uguale a 2, questo qua alla 6. Allora, chi è più grande, 3 alla 2 o 2 alla 3? Che è 9, questo fa 8. Quindi chi è più grande, la radice quadrata di 2 o la radice cubica di 3? Se elevando alla 6 è più grande questo, vuol dire che le basi sono più grandi. Andiamo a vedere chi è più grande, la radice cubica di 3 o la radice quarta di 4? La radice quarta di 4 è la radice quadrata di 2, e quindi non è che ci vuole un... Chi è più grande, la radice quarta di 4 o la radice quinta di 5? E qua dobbiamo elevare alla 20. Qua viene 4 alla 5, 4 alla 5 fa 1024. Qua viene 5 alla 4, 5 al quadrato fa 25, 5 alla 4 fa 625. Quindi grande questo. Quindi che succede? Come fa questa successione? Probabilmente, anche se non l'abbiamo dimostrato, fino a 3 aumenta, poi da 3 in poi comincia a scendere. E che fa?
tende a 1. Tende a 1, noi abbiamo dimostrato che è monotona. No, non l'abbiamo dimostrato. Però abbiamo dimostrato che è compresa tra questa e questa. Allora, se è compresa tra questa tende a 1, questa tende a 1, sta in mezzo, tende a 1. Vedete che il teorema del confronto o dei due carabinieri, che se si voglia, serve? Ok, fermiamoci un attimo.